Londra come non l'avete mai vista per il secondo giorno consecutivo. La colpa è di un mix di smog e sabbia proveniente dal Sahara. Livelli di inquinamento preoccupanti si sono registrati anche in altri paesi europei proprio nel giorno in cui il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon è intervenuto a una tavola rotonda sui cambiamenti climatici a Bruxelles. L'Unione Europea può fare di più per contrastare rapidamente il processo di riscaldamento climatico. La mia priorità è mettere sui giusti binari tutte le forze motrici in modo da farle avanzare per giungere a un trattato sul cambiamento climatico efficace e legalmente vincolante entro il 2015, l'anno prossimo. Ban Ki-moon ha spinto l'Europa ad approvare entro giugno il pacchetto clima-energia per il 2030, che prevede un taglio vincolante a livello nazionale del 40% di CO2 rispetto al 90% e un target europeo di almeno il 27% di energie rinnovabili.